Di cominciare. Buonasera, purtroppo la giornata di niente più adatte. Molte persone mi hanno mandato un SMS dicendo che non riescono a uscire di casa o a scendere dalla macchina. È stata un'impresa anche per il professore scendere dalla macchina e arrivare qui. Il 7, il 4 dicembre gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi con il voto sulla cosiddetta riforma della Costituzione. Sarà una scelta importante per il futuro del nostro paese. L'ANPI ha una posizione chiara che è passata attraverso il percorso estremamente democratico, attraverso il 16° congresso, circa 3.000 sezioni, oltre 100 congressi provinciali, il congresso nazionale di Rimini, hanno deciso su questioni di merito di votare contro la legge di riforma della Costituzione. Ci sono state alcune posizioni diverse, ma sono casi nettamente minoritari. Sono stati amplificati ad arte in un certo periodo dalla stessa. Noi diciamo no perché questa riforma è sbagliata. È sbagliata per il soggetto che l'ha prodotta, cioè un Parlamento legittimato dalla sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale, che non legittimava a proseguire la produzione legislativa, ma andare a incidere in maniera consistente sulla Costituzione, che è la casa comune, è il fondamento della convivenza di una comunità nazionale. Certamente questo Parlamento non aveva l'autorevolezza. È sbagliata per come andato il percorso parlamentare, interparlamentare, ci sono state forzature di ogni genere, divisioni, risse, rancune, eccetera. Soprattutto è sbagliata nei contenuti. Non entro in questo perché il professor Guraglia è qui oggi appositamente. Con gli studenti di Sinistra Verde, rappresentano la stragrande maggioranza degli studenti dell'Università di Pisa, abbiamo convenuto sulla necessità di invitare il presidente Ampi Carlo Guraglia ad un incontro. Oggi siamo qui. Due parole sul professor Guraglia, soprattutto per i più giovani, gli anziani sanno che è stato uno dei principali protagonisti della vita del paese dal periodo della resistenza fino ai giorni nostri. Carlo Guraglia è legato a Pisa perché è venuto a studiare alla nostra università nel collegio Mussolini, era l'antesignano della Sant'Anna di oggi. Da studente ha partecipato alla resistenza combattendo come partigiano. È stato costruttore della democrazia dopo aver lottato e combattuto per liberare l'Italia dall'occupazione tedesca e dalla dittatura fascista. Per 13 anni ha fatto parte della giunta della provincia di Pisa, prima negli anni della cosiddetta deputazione, cioè le giunte nominate, e poi per 10 anni nelle giunte presiedute da Antonino Maccarroni. Ha iniziato a Pisa la sua carriera forense e la sua carriera universitaria, diventando poi professore ordinario all'Università di Milano, ha insegnato a Milano e a Pavia e è riconosciuto da tutti una delle massime autorità scientifiche. È stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura, ha avuto ruoli importanti
nel Consiglio Comunale di Milano, nel Consiglio Regionale della Lombardia, dove è stato impegnato con Pellicciani, con ruoli prima di vicepresidente e poi di presidente, nel Parlamento della Repubblica, dove per 3 legislature è stato impegnato nella Commissione Lavoro con il ruolo di presidente della Commissione. Carlo Smuraglio è stato insignito nel 1980, in occasione dell'anniversario della Repubblica, il 2 giugno, dell'onorificenza di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica. Quindi è una personalità di prima grandezza. Detto questo, questo pomeriggio si svolgerà così. Dopo di me parlerà Sofia De Masi a nome degli studenti, dopodiché il professor Smuraglio farà la sua illustrazione, proseguiremo poi con domande che verranno fatte tutte insieme, una domanda e risposta, poi gli argomenti, le domande sollevate saranno raccolte e il presidente chiuderà rispondendo. Infine, a conclusione del pomeriggio, è qui con noi Piero Missin, che reciterà una poesia. Piero Missin è figlio di Giorgio Missin, giusto tra le nazioni, figura importante nel periodo 43-44 per il contributo che ha portato a mettere in salvo centinaia e centinaia di ebrei perseguitati e destinati ai campi di concentramento. Pochi giorni fa lo abbiamo ricordato con un'iniziativa promossa dal Comune in accordo con noi alla scuola Fibonacci, e successivamente è stata scoperta una targa sulla facciata della casa dove Giorgio Messina di Sede. Ora do la parola a Sofia De Masi. Buon pomeriggio a tutte e tutte, innanzitutto vi ringraziamo per essere qui così tanti nonostante la pioggia, abbiamo una diretta streaming, per ora ci sono una ventina di persone che ci stanno, guardando da casa, immagino che molti altri siano bloccati nel traffico e nelle macchine, come diceva Bruno prima di me, per arrivare. Allora, buongiorno a tutti, quindi io sono Sofia di Sinistra Per, penso la maggior parte di voi lo sappiano, è un sindacato studentesco che da oltre 20 anni dà voce agli studenti all'interno dell'Ateneo, ma allo stesso tempo all'interno della nostra città. Sinistra Per a livello nazionale, insieme alla Rete della Conoscenza, sta portando avanti una campagna, è una campagna che si chiama Studenti per il No. Non credo che sia ora il momento, cioè non nel mio intervento, di mettermi a enumerare tutte le nostre criticità in termini tecnici rispetto alla riforma costituzionale che dovremo andare a votare il 4 dicembre. Credo che l'intervento del professor Smuraglio successivo e il dibattito che verrà saranno sufficientemente esplicativi rispetto a questo. Ci tengo però a spiegarvi perché noi studenti oggi abbiamo deciso giocare questo ruolo all'interno di questa campagna verso il referendum costituzionale del 4 ottobre. Innanzitutto un assunto, nel senso, noi siamo la prima generazione dopo il dopoguerra che vivrà peggio in termini sia sociali che economici dei propri genitori. Diciamo che giorno dopo giorno e governo dopo governo siamo stati privati di tutti i diritti e continuiamo a essere privati di tutti i diritti che dovremmo avere. Nelle scuole con la buona scuola, nell'università con la ormai datata riforma Gelmini, e saremo quelli che una volta immessi nel mondo del lavoro dovremo affrontare quello che è il Jobs Act, un'altra negazione di diritti per noi. Chiaramente se riusciremo a essere immessi nel mondo del lavoro in maniera regolare non dovremo lavorare al nero o attraverso lo strumento dei voucher che tutti penso conosciamo.
Ci tengo a sottolineare che la nostra, come scrivevamo anche nel comunicato insieme all'Ampi, non è un'ottica prettamente conservativa di quella che è la Carta Costituzionale oggi, anche perché io, che ho oggi 23 anni, e la maggior parte delle persone della mia generazione non hanno mai visto realmente applicati quelli che sono i principi della nostra Carta Costituzionale. Crediamo fermamente che ora sia arrivato il momento di fare un passo avanti e di riuscire a trovare, a far convogliare tutte le forze e tutti i soggetti organizzati e non organizzati. Ok, ricomincio questa parte. Dicevo che crediamo fermamente che oggi sia necessario fare un passo avanti, e questo passo avanti va fatto tutti insieme, riuscendo a trovare e a far convogliare tutte le forze dei soggetti sia organizzati che non organizzati, con l'obiettivo di riconquistare unitariamente i diritti che ci vengono negati giorno dopo giorno. E per far sì che ciò che riteniamo e che viviamo sulla nostra pelle come un ostacolo reale alla pratica della democrazia non diventa una normalizzazione attraverso una legge o una riforma che si potrebbe approvare. Durante gli ultimi giorni di campagna elettorale, verso il 4 dicembre, abbiamo visto come in alcune università d'Italia, vedi la Sapienza di Roma, in particolar modo la Facoltà di Giurisprudenza, vedi l'Università di Bologna, la campagna per il sì abbia tentato di togliere la voce a quella che è la campagna del no e degli studenti e delle studentesse. Nel primo caso, quindi quello della Sapienza, è stato vietato di fare iniziative di informazione di parte all'interno della facoltà, nonostante il preside della facoltà stessa sia una persona che sta facendo propaganda apertamente per il sì. Un'altra questione a Bologna, cioè che vengono fatti dei seminari da dei docenti su tematiche che riguardano il sì, che erogano crediti formativi per laurearsi, quindi questa è un'altra questione. Quindi siamo convinti che l'informazione anche di parte e la sensibilizzazione oggigiorno sia sempre di più necessaria nelle scuole, nelle università, nelle città, nei quartieri e nelle periferie. Il rischio dell'alto tasso di astensionismo che il 4 dicembre è grandissimo, dobbiamo provare a combatterlo insieme. Questa non è una battaglia che è di pochi o per pochi, questa deve essere una battaglia di tutti e per tutti. Quindi ognuno deve avere garantiti gli strumenti per riuscire a fare una scelta consapevole e arrivare al voto il 4 dicembre. Penso che per questo oggi siamo qui insieme a parlarne, spero che questa è una grande iniziativa, spero che non sia la prima e che non sia l'unica, ma che apra un prossimi due mesi, un mese e mezzo di lavoro reale a livello nazionale, ma soprattutto all'interno della nostra città, perché la sensibilizzazione e l'informazione sono le cose più importanti e dobbiamo farle tutte insieme. Lascio la parola al professor Gianluca. Per lasciare la parola al professore, devo giustificare, ci avrebbe tenuto molto essere con noi Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme. Purtroppo si trova a fronteggiare un'emergenza sul territorio dovuto a questa giornata infernale. Quindi si scusa e lo scusiamo tutti, è come se fosse così. Bene, prima di tutto vi rivolgo un saluto molto caldo a voi e a tutta la città, perché per ragioni che potete intuire, ve l'ha detto poco fa Possenti, mi fa sempre piacere tornare a Pisa, dove sono venuto ben poco più che ventenne, avendo vinto il concorso per la scuola normale, e vi ho fatto due anni bellissimi di confronto con i compagni di varie facoltà e di varie materie, un professore interessante nonostante il periodo ancora fascista, e poi è venuto il 43, la seconda parte del 43 ha imposto alcune scelte. Molte volte nelle scuole mi dicono: ma la scelta di andarsene in giro per le montagne com'è venuta? Con molto riflessione. Io continuo a spiegare che la riflessione è durata un minuto soltanto, perché secondo me
un giovane intorno ai 20 anni, tra la libertà e la dittatura deve scegliere la libertà, se no è un giovane che non merita molto la vita. E quindi non ci è voluto molto, semmai ce n'è voluto un altro per esprimere il mio sincero dispiacere di abbandonare Pisa. Pensavo, mi spettano ancora altri 2 anni di frequentazione della facoltà, della scuola normale, e invece mi va abbandonare. Dopo sono tornato, dopo la guerra, ho parlato con il direttore, che mi ha fatto avere una borsa, ho recuperato qualche cosa, però considero sempre quegli anni bellissimi da altri punti di vista, ma perduti dal punto di vista della vita a Pisa e alla scuola normale. Per questo torno qui molto volentieri e mi fa piacere anche oggi discutere con voi. Discutere con voi naturalmente sul merito. Io giro per l'Italia, non ho nessuna voglia di raccogliere le infinite provocazioni che stanno avendo in questo periodo, perché le considero un autentico imbroglio a danno degli italiani. E spero che, anzi, esse giochino un ruolo negativo per chi le promuove. E i cittadini italiani si rendano conto che sono e devono essere cittadini e non sudditi. E questo significa non stare ad ascoltare le favole, ma cercare di capire il merito e di sapere che sono chiamati ad esprimere un voto su una riforma, la riforma del Senato, in un quadro complessivo, costituzionale e legislativo che, lo dico subito, comprende anche la legge elettorale, anche se non votiamo su quella. Però dico subito che è una legge della Repubblica promulgata regolarmente, è in vigore dal 1 luglio, ci raccontano che la modificheranno, sono chiacchiere, io credo che non la modificheranno, ma comunque non la modificheranno prima del 4, non è materialmente possibile che il Parlamento la modifichi prima del 4 dicembre, quindi noi esprimiamo il nostro voto sapendo che c'è questa legge elettorale con queste caratteristiche che influiscono anche indirettamente sulla riforma del Senato. E lo sforzo che dobbiamo fare è di restare ancorati alle ragioni fondamentali di merito, rifiutando tutto il resto. Ne vedrete in questo periodo, ne vedrete delle belle, ma l'avete immaginato anche a voi, ci saranno nella legge di stabilità delle piccole mance per tutti, ci saranno promesse a dismisura, la ragione stessa la potete capire con facilità, perché mai si era parlato di fare la giornata del voto ai primissimi giorni di ottobre e poi è stata progressivamente rinviata sempre più in là per arrivare a un'ultima data praticamente accettabile, cioè al 4 dicembre, se non perché si voleva fare prima, impostare almeno prima la legge di stabilità e promettere una quantità di cose ai cittadini. I cittadini non devono cascare in questo imbroglio, devono cercare di capire, non occorre, guardate, e cercherò di dimostrarlo, non occorre essere dei giuristi, né nemmeno degli avvocati, nemmeno degli esperti di diritto. Ci sono alcune domande facilissime, a cui i sostenitori del sì non rispondono mai, a cui che possono essere poste da qualunque cittadino, e la risposta sta nelle cose. E cominciamo da questi. Prima di tutto, una cosa si dice che questa è una riforma che viene da lontano, perché sono 30 anni che se ne parla, e che la Costituzione è da 30 anni che non si può cambiare. Non è vero. Prima bugia colossale, la Costituzione italiana è stata modificata su punti specifici ben 16 volte dal 1948 quando è entrata in vigore, sempre su punti specifici. Poi ci sono stati dei tentativi di fare grandi modifiche in vari momenti, c'è stata la bicamerale, c'è stato il grande tentativo fatto nel 2006 da Berlusconi di fare una riforma mostruosa, questa di 47 articoli, quella era ancora di più, in cui praticamente si cambiava tutta la seconda parte della Costituzione, incidendo anche sulla prima, e che giustamente questo popolo, che sa non essere subito nei momenti importanti, ha bocciato sonoramente col referendum. Quindi non è vero, sono 30 anni che discutiamo, ma ci sono i conservatori che si oppongono. No, ci sono delle persone che sono, come noi, come l'associazione che io rappresento ed altri, che sanno benissimo che la Costituzione può essere modificata. Perché c'è scritto nell'articolo 138
i legislatori costituenti hanno stabilito anche le modalità per riformarla, quindi non c'è dubbio che debba essere riformata, ma non c'è dubbio anche che la Costituzione deve essere rispettata, perché la Costituzione non è una legge ordinaria che se poi si sbaglia e se ne fa un'altra e si modifica rapidamente. La Costituzione è stata fatta con la volontà dei costituenti di farla durare, di creare delle regole durevoli nel tempo che regolassero la convivenza civile. E non a caso, provate a chiedere quante volte in alcuni secoli ormai è stata modificata la Costituzione americana, mi sentirete dire che sono stati 2, 3, 4 emendamenti al massimo e poi non l'hanno toccata e la considero intangibile. Non è questione di conservazione, è questione di dire semplicemente che ogni cosa può aver bisogno di un aggiustamento, ma una cosa è fare l'aggiustamento là dove si scorgono dei difetti che si possono correggere, e una cosa avere delle grandi ambizioni di modificare incidendo su tutto. E insisto su questo punto perché sul tema della correzione del bicameralismo paritario si sarebbe potuto trovare un accordo addirittura in una settimana, se si fosse voluto, perché i sistemi di correzione di un bicameralismo paritario, che vuol dire che tutte e due le Camere fanno la stessa cosa, quindi un legge deve essere approvato da tutte e due nella stessa forma, e finché non la approvano in quella forma tutte e due, la legge non è una legge, non può essere promulgata. Una correzione può essere apportata, ci sono dei modelli in Europa e nel mondo a cui ci si poteva ispirare con molta facilità. Che cosa invece ha impedito tutto questo? Ha impedito l'ambizione di fare delle cose grandiose, delle grandi riforme, di mettere mano a modifiche sostanziali di cui non ci ricordiamo più, ma che forse per un momento è bene ricordarle, perché alcune si stanno facendo dimenticare. Allora io vi dico come è nata. Senato e allegati. È nata nel 2013, esattamente nel mese di marzo, quando il Presidente della Repubblica di allora, Presidente Napolitano, che stava per scadere nel suo mandato, ebbe l'idea che era opportuno dare questo lascito al suo successore, l'impostazione di una grande riforma complessiva che migliorasse il Paese in molti dei suoi aspetti. Fu allora che Napolitano nominò due commissioni di cosiddetti saggi, una per gli aspetti più propriamente istituzionali, composta da varie persone, fra cui ne cito due che sono significative, che erano tra i principali protagonisti, Valerio Nitta e Gaetano Quagliariello, che sono stati parte attive di questa riforma e che adesso hanno edito un libro intitolato Perché è saggio votare no a questa riforma costituzionale. Quindi pensate al cammino che hanno compiuto. Si sono accorti alla fine che quell'ambizione di fare la grande riforma era sbagliata. In effetti quella riforma è stata portata avanti anche dallo stesso Presidente della Repubblica, che ha avuto il rinnovo della sua veste di Presidente della Repubblica, richiesta di tutti i partiti, e ha continuato su questa strada dal governo Letta, che addirittura estese l'idea delle modifiche addirittura a quell'articolo 138, che è la regola delle regole, cioè la regola di come si modificano le Costituzioni, che poi fallì miseramente tutto, dovettero rinunciarci. È con questa ambizione di portare avanti la grandissima riforma che alla fine siamo arrivati a questi giorni, avendo perso, dico letteralmente, 3 anni, del tutto inutilmente, comunque vale, del tutto inutilmente, perché, ripeto, l'unica cosa che si poteva fare, e a cui quasi nessuno era contrario, un piccolo aggiustamento del sistema bicamerale, che sarebbe potuto fare tranquillamente in pochissimo tempo e senza difficoltà. Ma va ricordato anche a questo punto che l'ambizione era tale che le commissioni di studio di riforma, cioè di saggi, non erano una delle riforme istituzionali, erano due, di cui una era quella istituzionale e l'altra aveva un compito composto diversamente di studiare quali riforme occorrevano al nostro paese per quanto riguarda gli aspetti economici e sociali dello sviluppo.
vi sarà facile notare che in questa seconda commissione si sono perse le tracce. Non se n'è più parlato. Su questo cammino grandioso di grandi riforme per creare un grande futuro all'Italia, si è andati avanti parlando della riforma del Senato, ma il resto è andato perduto e potrebbe anche essere un bene, per carità. Però mi fa piacere dirvi soltanto i titoli delle proposte che quella commissione ha formulato al termine del suo lavoro e ha consegnato al Presidente della Repubblica. Fare arrivare il credito alle piccole e medie imprese, rilanciare il ruolo dell'Italia negli scambi internazionali, favorire la ricerca, l'innovazione e la crescita delle imprese, migliorare il sistema tributario, tutelare meglio i consumatori, creare condizioni di lavoro e condizioni sociali migliori per le famiglie, potenziare l'istruzione e il capitale umano, migliorare l'ambiente e aumentare l'efficienza energetica, aumentare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, migliorare la legislazione e affrontare seriamente la questione meridionale e quella settentrionale. Se vi pare poco, mi pare un programma di più legislature, assolutamente. Questo programma è stato accantonato, non se ne è parlato più. Se adesso vi viene voglia di andare a vedere quella relazione, dovete faticare un po', e non solo io che sono, nonostante tutto, sono un dilettante sopravvenuto, come tutti quelli della mia età, che hanno imparato il computer ma non ci sono nati insieme come i giovani di adesso, nascono a latte e computer. Ma anche quelli esperti faticano per trovarla, perché da anni non si è stato abbandonato. L'obiettivo è cambiare il sistema del Parlamento e cambiarlo in una certa maniera. Ecco, allora, già possiamo dire, non è vero che non se ne parla da 30 anni senza combinare niente, e questa volta non potete dire di no, perché sennò non si cambierà più per altri 30 anni, perché non è vero che se ne parla da 30 anni, e non è vero che si parlava solo di questo, ma si parlava di molte altre cose che sono state realmente abbandonate ed erano, guarda caso, quelle che a mio parere erano quelle di cui l'Italia aveva più bisogno, perché se oggi soffriamo ancora delle condizioni di fotografo mensilmente l'Istat, è evidente che proprio l'innovazione, la ricerca, lo sviluppo della crescita, lo sviluppo del lavoro erano le cose su cui bisognava puntare. Abbiamo perso tempo a star dietro a una riforma colossalmente clamorosa. E non ho paura di fare un'affermazione così decisa, perché la riforma del Senato, così come viene presentata, è una riforma che a dir poco è sgangherata, perché crea un mostro. Si poteva scegliere addirittura di abolire il Senato. Ci sono dei paesi nel mondo che hanno un sistema bicamerale, monocamerale, che da loro funziona bene. Se voleva scegliere quel modello, naturalmente bisogna sapere che se c'è un sistema con una sola camera, ci sono poi una serie di contrappesi e di garanzie, perché una sola camera non basterebbe. Sarebbe potuto fare questo. Oppure si sarebbe potuto fare, e non si è fatto, si sarebbe potuto fare come alcuni dicevano e dicono ancora oggi, perché sono ignoranti oltretutto, il Senato delle Autonomie, non rendendosi conto che il Senato delle Autonomie è un'altra cosa. Il Senato delle Autonomie è quello tedesco, dove i Länder, non i consiglieri dei Länder, ma i governi dei Länder, che rappresentano loro il territorio, mandano i loro rappresentanti nel Senato, e il Senato rappresenta quindi giustamente il territorio, perché gli ha eletti il potere di questo territorio, mentre adesso questa rappresentanza non viene immaginata in nessun modo. Si poteva correggere il bicameralismo nei suoi difetti eventuali, ammesso che ci siano, e ammesso che siano vere le ragioni che vengono addotte per la necessità di modificare il sistema del bicameralismo puro, ma non si è fatto nemmeno questo. Si è fatto, ripeto, un mostro, perché questo non è più né il Senato inteso come seconda camera,
al pari della prima, magari con funzioni diverse, però con due camere che si bilanciano e rappresentano due poteri e contropoteri, due strumenti di rappresentanza dei cittadini. Non è il Senato delle autonomie, perché non si fa il Senato delle autonomie facendo eleggere i senatori dei consiglieri regionali, oltretutto la categoria in questo momento più squalificata che c'è nel nostro paese, ma che addirittura si dà il potere di nominare e di eleggere i senatori. E non si fa nemmeno una di quelle che si chiamano le camere alte, perché ci sono dei paesi che hanno la camera alta, il Senato si distingue perché ci vanno persone di levatura particolare dal punto di vista culturale, in quei paesi anche per il reddito, ma e non ci interessano, ma i paesi in cui c'è la camera alta è quella invece della riflessione più nobile. Qui invece, come vedremo rapidamente, si fa tutt'altro, si fa una camera bassa, semmai diventa una camera alta la camera. Il Senato si abbassa perché da una sua funzione attuale scende ad un livello molto basso, con una contraddizione, perché non avendo il coraggio di scegliere un sistema monocamerale, mantengono a questo Senato mostriciattolo, mantengono alcune funzioni anche importanti, sicché questo è troppo per un verso e troppo poco per un altro, e non è più nulla. Ma cominciamo dall'inizio. Chi sono i senatori? Come vengono eletti? Beh, aprite non il manuale del giurista, il Corriere di oggi, c'è un articolo che comincia proprio così: tra meno di due mesi dovremmo votare per il Senato, purtroppo non sappiamo ancora come saranno scelti i nuovi senatori. Dice che, cioè, questo giornalista di fondo dice non sappiamo come saranno eletti i futuri senatori perché non c'è certezza su questo punto. Ed è già benevolo. Perché guardiamo come vengono eletti dai consiglieri regionali, scegliendoli al loro interno. Come? Con che criterio? C'è stata una grande discussione in Parlamento, come sapete la minoranza del PD si opponeva fortemente a questo modo di escludere la elettività diretta. A un certo punto, in terza lettura, gli hanno dato una specie di contentino e hanno detto: modifichiamo un pezzetto dell'articolo 2 della legge e diciamo vengono eletti ai consiglieri regionali, ma in conformità della volontà popolare. Una frase misteriosa che nessuno ha saputo spiegare, perché la domanda è istintiva, ripeto, non occorre essere giurista. In conformità, benissimo, bella intenzione, ma come si verifica qual è la volontà popolare? Bisognerebbe dire prima: votate almeno i criteri con i quali volete eleggere i senatori, poi all'interno di quelli il Consiglio regionale dice no, non c'è. E sapete perché non c'è? Perché non sapendo come definire che cos'è questa conformità alla volontà popolare, si scrive nell'articolo 2 che una legge ordinaria fatta da tutte e due le Camere deciderà i modi, le formule, le modalità, eccetera. Quindi voi venite chiamati, noi veniamo chiamati a esprimere un voto non sapendo ancora come saranno eletti i senatori, perché le modalità saranno definite con la legge ordinaria che non c'è, di cui non c'è nemmeno la premessa, non è che si è pendente al Parlamento e non si sa, verrà dopo. E allora qui mi sembra che sia il primo imbroglio, perché se io devo votare voglio sapere come, chi sono i senatori e come li voto, quindi so soltanto che saranno eletti dai consiglieri regionali, che non vuol dire quindi elettività del popolo, perché il consigliere regionale non è legittimato altro che a fare il suo mestiere di consigliere regionale. Diamo questo incarico, c'è questo obbligo di farlo, di votare in aderenza alla volontà popolare, ma non si sa come si potrà verificare questa volontà popolare. Allora, il primo punto è che siamo chiamati a votare qualche cosa che non è definito, che non si sa com'è, e ha ragione il giornalista che dice non sappiamo come avverrà. E vi pare logico
che il cittadino italiano sia chiamato a votare non sapendo che cosa vota, perché le modalità saranno rinviate a una legge ordinaria fatta da chi? Da chi probabilmente addirittura ancora dalle due Camere, penso, perché una cosa sulla quale si riflette poco è che quando ci dicono che se vince sì cambierà tutto, bisogna dire piano, cambia tutto, fra qualche tempo, diciamo così, perché intanto la nuova legge entra in vigore con la prossima legislatura. Ammettiamo che sia quella ordinaria, siamo già al 2018, fino al 2018 andiamo avanti con questo sistema, con un Senato condannato definitivamente a morire nella sua forma, e immaginate quanto impegnato e quanto disponibile, eccetera. Ma poi non basta, non c'è soltanto quella scadenza, c'è il fatto che debbono essere eletti i senatori e bisogna fare quella famosa legge a cui fa riferimento l'articolo 2 della riforma del Senato. Quindi abbiamo davanti a noi alcuni anni in cui si vedrà cosa succede. Per il momento un enorme pasticcio, perché bisognerà intanto stabilire almeno come si eleggono. E il primo punto è questo. Il secondo è, visto che siamo a parlare di chi sono i senatori, ci poteva essere questa scelta: si eleggono i consiglieri regionali, eleggono alcuni di loro senatori, però quelli diventano senatori. No, bisognava fare un mostro. E il mostro in cosa consiste? Nel fatto che chi viene eletto senatore continua a fare consigliere regionale, o il sindaco, perché ci sono anche alcuni sindaci che vengono nominati. Ora, questa è una aberrazione autentica, perché in questo paese c'è una legge che dice che se un docente universitario vuole candidarsi al Parlamento, entra in Parlamento, deve mettersi in aspettativa, perché non si ammette più quello che avveniva un tempo, che si facevano le due cose e notoriamente si facevano le due male. Le ho sperimentato sulla mia persona e ho salutato con gioia quella legge, perché metteva un punto fermo, non era possibile. Però questo vale per i docenti universitari, ma non vale per i consiglieri regionali, i quali dovrebbero fare il doppio mestiere. E come lo fanno il doppio mestiere? Perché o si parte dal presupposto che questo Senato non deve fare niente ed è soltanto di facciata, perché non si voleva fare la scelta difficile del monocameralismo, oppure il lavoro di un ramo del Parlamento è una cosa seria, anche perché c'è una norma ripetuta che adesso viene costituzionalità, è prevista con la modifica della Costituzione, secondo la quale si dice c'è l'obbligo per i parlamentari, tutte e due, quindi sia la Camera che il Senato, di partecipare alle sedute dell'Aula e delle commissioni. Allora hanno l'obbligo, allora o il Senato non si riunisce mai e allora loro fanno il consigliere regionale o il sindaco, oppure come faranno? Uno l'altra sera, ho sentito un difensore della tesi del sindaco l'altra sera in televisione, che diceva magari il Senato si riunirà due giorni la settimana. L'ha letta? Due giorni la settimana. Scherziamo? Perché qui sta l'altro mostro. Si mandano delle persone che stanno facendo un altro mestiere, quindi a mezzo tempo, come si dice in Toscana, che non si sa quanto ne dedicheranno l'uno o l'altro, faranno male l'uno e l'altro, tenendo conto del fatto che chi fa a svolgere una funzione legislativa non è solo che preme il tasto per l'ultimo voto, ma prima dovrebbe sapere di che cosa parla, dovrebbe andare in commissione, in sedute in cui si discute, si elabora, poi andare in aula a discutere. Ma quando lo fa? Se continua a fare un'altra cosa per la quale pure è tenuto, essendo stato eletto dai cittadini, ad essere partecipe, in più dovrebbe farlo gratis, perché è prevista che non ci sia un'indennità. Tutti hanno detto sì, però ci saranno i rimborsi. Allora quello stesso signore seguace del sì, qualche sera fa in televisione, diceva: e vabbè, che sarà? Se vanno due giorni in Senato,
sarà un rimborso di una spesa di viaggio, allora io domando intanto a carico di chi? Del bilancio della regione? No, perché questi sono i senatori, hanno svolto la funzione di senatore. Oppure a carico del bilancio del Senato? Allora già una parte del risparmio che ci adducono se ne va via, perché poi sapete come vanno le cose in Italia, no? Gratis, forse non gratis, siamo gratis, ma al di là di noi che siamo i pluriformi, ce ne sono pochissimi, ci sono i volontari, insieme fanno le cose meravigliose, ma tutto il resto la gente pretende di essere rimborsata, pagata e così via. Quindi verrà fuori la normativa secondo la quale devono essere rimborsati, indennizzati. Ma altra contraddizione, ecco perché parlo di mostruosità, perché questo senatore, che è un senatore a metà, che non deve essere pagato, che non si sa bene in che modo svolgerà il suo lavoro, però gode della immunità parlamentare, cioè non può essere perseguito per le opinioni che esprime e non può essere arrestato se non con il consenso e l'autorizzazione del Parlamento, cioè è equiparato da questo punto di vista a quello che hanno i deputati, che sono veri deputati. Il senatore invece non lo è per tanti altri versi, non è pagato, non si sa come lavora, non avrà diritto ad avere un assistente, per dire, che pure è necessario per fare un buon lavoro parlamentare, e però è immune se dice delle cose terribili o fa delle cose che non vanno bene. È un'altra contraddizione enorme che non sta in piedi. Ma non è finita. Perché se parlo di un mostro, le devo dire tutto. Il mostro c'è ancora perché il Senato è anche a composizione variabile. Nel senso che mentre per la Camera c'è una disposizione che dice che la Camera dura in funzione 5 anni, per il Senato c'è scritto in questo progetto di riforma che i senatori durano in carica quanto gli organismi che li hanno eletti. Morale, se si scioglie il Consiglio regionale, si fanno le elezioni o altro, il senatore decade e deve essere sostituito da un altro senatore eletto, cioè a metà di una legge, per esempio, importante, in cui quello se l'è studiata, l'ha elaborata, eccetera, lui va a casa, mentre imperterriti tutti i 630 deputati che vanno al loro posto, il senatore è variabile perché il senato è variabile. Non vi sembra che tutto questo sia fatto apposta per non funzionare? Perché se non è stato fatto apposta bisogna dire che hanno ragione quelli che dicono che non sanno quello che si fanno. Ma se no, altrimenti, bisogna pensare che si immaginasse questo. Ma non basta. Tra i quesiti che si pongono, e anche nel titolo della legge, c'è scritto che c'è una diminuzione di parlamentari. Con pessimo gusto c'è un manifesto del sì che dice: volete voi, se volete sì, siete per la diminuzione o eliminazione di politici, nemmeno di parlamentari, di politici, che è il colmo del sposare l'antipolitica da parte di un partito. Ma comunque si dice, si risparmia, si dice continuamente, si mandano a casa un po' di parlamentari, si liberano delle poltrone, perché si pensa che il cittadino italiano a questo punto scatti in piedi e dica, ah, finalmente. Io pongo una modestissima domanda, perché è una poltrona quella del Senato e non è una poltrona quella della Camera? Perché se sono poltrone tutte e due, perché non ci piacciono, vogliamo meno parlamentari, c'era una cosa semplicissima da fare, un'operazione di matematica, ma proprio elementare. Proporzionalmente diminuire il numero dei deputati e il numero dei senatori. Invece i deputati rimangono 630 e i senatori diventano 95, più 5 nominati, se vuole, dal Presidente della Repubblica. Quale ragione ci può essere in tutto questo? Se non quella di avere comunque una sproporzione voluta, perché poi vedremo che insieme Camera e Senato devono fare alcune leggi, alcune nomine, eccetera,
E vi immaginate questo consesso nel quale ci sono 630 fissi che stanno lì 5 anni, sono 630, la Camera, godono, sono pagati, no? E poi i 95, poverini che sono solo 95, qui non contano niente, insomma. E gli altri vi guarderanno, come si dice comunemente, volgarmente, con la puzza sotto il naso, perché sono poveri senatori, ma cosa volete che conti? E in più, se votano, decide la Camera, perché 630 contro 95 o 100, lo dice la parola stessa. E guardate, qui c'è una chicca, perché nella prima relazione che fecero al Presidente della Repubblica il gruppo dei saggi, c'era una proposta precisa in questo senso, di ridurre a 480 deputati e a 200 i senatori. Se sommate la differenza, vi accorgete che in questo modo avrebbero diminuito 310 parlamentari, cioè di più di quelli che vanno diminuiti adesso. Ci sarebbe stato un risparmio maggiore. Perché non hanno accolto quella proposta? Perché non hanno fatto una proporzione che addirittura, stando in questo loro orrido ragionamento, avrebbero risparmiato di più? Perché bisognava sviluppare il Senato. Bisognava fare in modo che il Senato non desse fastidio. Questo era il punto fondamentale. Per cui, da un lato si mantiene il sistema bicamerale e si elimina la perfetta parietarietà. Dall'altro lato però si mette uno dei due rami del Parlamento in condizione di non funzionare. Ed è molto male tutto questo, perché poi però, per giustificare il fatto che non si sceglie il monocameralismo, si scrive nell'articolo 70, nuovo, si scrive che ci sono un pacco di leggi che devono essere fatte insieme, la Camera e il Senato. E ce ne sono altre che il Senato le fa la Camera, ma il Senato può chiedere di esaminarle e di vederle. Ci sono altre che può essere la Camera che chiede il parere al Senato. Cioè si disegnano ben 8 sistemi rispetto a quello unico che c'è attualmente. Se questo è un modo di semplificare, non c'è da tagliarsi il collo. In realtà sembra tutto fatto apposta, perché l'elezione, le modalità, la semplificazione, la qualità dei senatori, la durata diversa, fatta apposta perché non ci sia più questo contrappeso, che già rappresenta un danno per il fatto che, dal punto di vista del cittadino, che il cittadino ha diritto a essere rappresentato. Noi siamo una repubblica parlamentare, scritta democratica, vuol dire parlamentare, nell'articolo 1 della Costituzione, e il popolo è sovrano e si esprime quindi col voto e eleggendo i suoi rappresentanti. Noi praticamente gli togliamo una rappresentanza che finora aveva nel Senato e la lasciamo soltanto a un altro organo. Ci si può chiedere, ma perché tutto questo? Qualcuno ha anche scritto una legge scritta male. È vero, è scritta così male che alcuni costituzionalisti, è interessante leggere quello che scrivono i costituzionalisti, perché qua è costituzionalisti perissimi, dicono che però sono riforme che vanno bene, devono essere fatte, eccetera. E poi sempre continua a dire, ma poi tutto è perfettibile, se c'è qualche difetto lo modificheremo, cioè come se fosse una legge ordinaria. Ammettono che c'è qualcosa che non va, ma poi lo modificheranno. Ed anche questa è un'altra aberrazione. È arrivato il momento di chiedersi, ma perché tutto questo? La semplice ignoranza, il non sapere quello che si fa, come diceva il Vangelo, o scriverlo male, però la spiegazione è in qualche modo insufficiente. Ci deve essere una ragione più forte. E la ragione più forte, se andiamo a trovarla, la cerchiamo non solo lì, ma la troviamo in quella legge elettorale che c'è e che è legge della Repubblica. È inutile che ci dicano non c'entra niente. C'entra e come? Intanto perché ce l'ha detto la Corte Costituzionale che c'entra, perché la Corte doveva pronunciarsi su quella legge 4 ottobre, e ha rinviato per non turbare l'andamento del referendum. Se non c'entra niente, potrebbe benissimo decidere. Se ha rinviato per questo, vuol dire che ha riconosciuto che c'è un legame stretto. E poi, a parte quello che dice la Corte, a
parte questo ragionamento, io dico soltanto questa è una legge della Repubblica che fino a che non è cambiata è questa. Questa legge che cosa prevede? Prevede che se un partito supera il 40% ottiene il premio di maggioranza, cioè 340 deputati in più alla Camera. È già una cosa enorme per la quale noi abbiamo fortemente criticato e critichiamo la legge elettorale che continuiamo a sperare che la Corte Costituzionale la bocci. Ma oggi, così com'è, ci svela il disegno. Il disegno è stato fatto da chi pensava di avere il 40% dei voti e ha disegnato questa storia a somiglianza di uno che ha il 40%, prende il premio di maggioranza, diventa pieno padrone assoluto della Camera. Chi lo ferma? Lo fermerebbe oggi il Senato. E allora l'idea è semplice. Ma io svirilizzo il Senato e allora chi vince governa liberamente, tranquillamente e serenamente. E non ci piove perché è così. Nella legge elettorale c'è scritto qualcosa di più. Non solo quel premio di maggioranza pazzesco sul quale mi meraviglierei che la Corte non avesse niente da dire, secondo me. Pensate che la legge truffa, contro la quale siamo insorti a suo tempo, anche noi come altri, e lo dico en passant per quelli che dicono ma l'Ampi che c'entra, l'Ampi fa politica, nel 1953, sulla legge elettorale, siamo scesi in campo, guidati da quello che allora era il presidente dell'Ampi, un valorosissimo combattente parlamentare e autorevole membro del partito, allora Partito Comunista Italiano, cioè Buono, arrivo Boldrini. Siamo scesi in piazza, ma quella legge elettorale che ci faceva indignare prevedeva un premio di maggioranza a chi lo attingeva il 50%, cioè quando uno diceva tu stai sfiorando la maggioranza assoluta ti do un premio per la governabilità, no, qui ti basta il 40%, non solo. Ma se per caso non raggiungi il 40% si va al ballottaggio. Nel ballottaggio non c'è quorum, vince chi ha più voti. E sempre pensando non raggiungerò il 40% ma sarò il primo partito, vale lo stesso ragionamento, mi guadagno lo stesso il premio di maggioranza e non ho il senato che mi dà fastidio. Poi durante questo anno le cose sono cambiate, le elezioni amministrative hanno dimostrato che i ballottaggi possono andare anche malissimo per un partito di maggioranza e allora si è cominciato a dire ma la legge elettorale forse va corretta, è questa, per ora è questa e il disegno è quello chiarissimo, tanto più che nell'articolo 2 c'è poi scritta una cosa molto significativa. L'articolo 2 si dice, chi intende candidarsi a governare, il partito che intende candidarsi a governare, deve indicare il programma e il nome del capo, in modo che se vince, vince il partito di maggioranza ed è già designato il capo alla faccia della Costituzione che dice che il Presidente del Consiglio lo designa il Presidente della Repubblica, che è come dire, se mi consentite una semplificazione, vuol dire la possibilità, avendo sbirilizzato il Senato, di avere un partito solo al comando e se per caso coincidono magari due cariche, un uomo solo al comando, che è proprio quello che noi non vogliamo. E non lo vogliamo. Ma non è che non lo vogliamo pensando a questo PD e a Renzi. Non lo vogliamo pensando, primo, che abbiamo fatto una pessima esperienza nel passato di un uomo solo al comando e viva Dio, dovremmo essere stati vaccinati, noi e i tedeschi almeno, e molti altri che hanno subito le conseguenze di quelle guerre, ma poi ancora di più per ragioni sostanziali, cioè le Costituzioni si fanno per durare nel tempo e si fanno, come diceva Calamandrei, più per i tempi bui che per i tempi buoni. Nei tempi buoni le cose vanno a posto in qualche modo,
se un presidente che anche ad alcuni piace, magari a molti piace, a un certo punto quel presidente può non essere più presidente. E se ci va un pazzo, se ci va uno che rappresenta un partito di cui non ci fidiamo, e se ci va uno di cui c'è da temere che si impossessi troppo nelle leggi di un paese, noi facciamo una Costituzione per questo, noi facciamo una Costituzione per impedirlo. Va bene. Che la Costituzione ci garantisce, e spiegandoci anche le ragioni per cui tutto questo avviene, dobbiamo essere, non possiamo che essere, senza entrare in numerosissimi altri particolari in cui si potrebbe entrare, basterebbe dire, ma l'avete sentito dire mille volte, l'articolo 70 attuale della Costituzione è fatto di una riga e il nuovo testo ha 482 parole, che è il contrario appunto di quello che diceva Calamandrei, che diceva le Costituzioni dovrebbero essere semplici, chiare, poche parole, da poter essere scolpite sulla pietra perché qualunque cittadino passando le legga e capisca. 482 parole sono impossibili da capire, ma lo sono ancora di più. Se le leggete, io inviterei tutti a leggere questo nuovo articolo 70, quando parla delle leggi che devono fare insieme le due camere, c'è un primo elenco in cui è indicato per materia, poi dice, e inoltre le leggi, l'articolo tale, comma secondo, oppure il periodo terzo della legge 45 bis, cioè un elenco di nove in cui il cittadino, se vuole capire cosa c'è scritto, deve unirsi almeno di un avvocato o di un'altra giurisprudenza che gli traduca cosa c'è dietro quei riferimenti o altro, cioè il contrario di quello che dovrebbe essere una Costituzione, un sistema che viene quindi complicato enormemente e che non potrà funzionare per tutte le ragioni che vi ho detto, cioè perché il consigliere non rappresenta nessuno, né un senatore, perché non ha tempo per fare, probabilmente con l'andazzo che c'è in Italia non avrà più tempo per fare né il consigliere regionale, perché a Roma di là sono impegnato nel mio consiglio regionale, nel consiglio regionale di là e sono sempre a Roma, sarà difficile, in ogni caso sarà impossibile, avremo questa costruzione veramente aberrante. Voglio aggiungere, per la mia idea, perché bisogna dire no, che spacciano alcune cose per importanti anche sul piano economico, cioè il risparmio. Ho già accennato alla questione dei parlamentari in merito, ma poi c'è stata una frase che ha detto il Presidente del Consiglio, in un primo momento, poi non l'ha più detta per la verità, mi hanno fatto capire che non ha sparato, diciamo, che bellezza sarebbe se risparmiassimo 500 milioni e li dessimo ai comuni. Va bene. È che poi hanno chiesto alla ragioneria dello Stato, la quale in un documento scritto, in una lettera indirizzata all'onorevole Ministro Maria Elena Boschi, perché la consegnasse al Parlamento, c'è scritto il costo apprezzabile della riduzione di questi senatori non pagati, che non hanno compensi, eccetera, eccetera, arriverebbe non una cinquantina di milioni, che è una cosa un pochino diversa. A parte il fatto che non si risparmia sulle istituzioni. Le istituzioni si correggono se non funzionano, ma non si cerca di risparmiare su quelle, anche perché sennò il cittadino qualsiasi ha diritto di dire, ma davvero la cosa più importante per noi adesso è risparmiare su qualche senatore o qualche seggio in più? Non dovremmo risparmiare per fare tutte quelle cose che diceva la Commissione economica, per esempio, che sarebbero molto più importanti, quando sappiamo che sono state nominate tre illustri persone per fare la spending review e tutte e tre se ne sono andate. E dei progetti che hanno fatto, uno sta scrivendo, l'ultimo sta scrivendo un libro, un docente della Bocconi di Milano, su cosa non ha potuto fare per la spending review, delle cose che erano importanti. Però veniamo incontro alla facile antipolitica pensando di risparmiare su questo per le ragioni che sostanzialmente vi ho detto, sono ragioni politiche. Dunque mi pare che siano ragioni fondamentali
perché non si possa che votare no. Ce ne sono altre per dire, oltretutto, ci stanno raccontando cose, tutte queste cose che sanno di il titolo della legge, che dovrebbe essere fatto in modo di influenzare tutti, perché già gli dice, ma come? Rispondete no perfino all'abolizione del Pinelli. Infatti è fatta malissimo questa cosa, perché l'articolo 138 del Costituzione dice che si dovrebbe modificare per singoli argomenti, in modo che il cittadino davvero gli si chiede sì o no. Qui si chiede sì o no su una quantità di cose tutte diverse e di cui ognuna richiede una spiegazione. Certo che io potrei dire sono favorevole all'abolizione del Pinelli, ma se per avere l'abolizione del Pinelli che si potrebbe fare in altro modo devo prendermi tutto, davvero non ci sto, non mi conviene, è una partita perduta in partenza, insieme ad altre cose che pure non hanno senso. Su altri particolari posso rispondere eventuali domande. Per non farlo troppo lungo, allora è quello di dire poche cose, perché ci pone il problema degli effetti. Cioè, una cosa che va molto di moda è dire se vince il no o se vince il sì. In particolare, esercitando lo sport, se vince il no. Chiacchierando l'altro giorno la segretaria generale della CGL, Anna Camusso, e diceva, come interpreto io traduco questa espressione, cioè quello che succede se vince il no. Mi dà l'idea dell'invasione delle cavallette, quando si dice in un paese arriveranno le cavallette, se vince il no, un disastro dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista politico, eccetera. Già questo è un modo di ragionare che dovrebbe irritare il cittadino che non vuole essere subito, perché se vince il no, non succede niente. Abbiamo difeso la Costituzione da uno strappo e abbiamo evitato che si facesse uno strappo. Se c'è da modificare qualche cosa, aggiustare qualcosa del bicameralismo paritario, abbandoniamo le grandi idee, quelle di stravolgere tutto, la forma di governo, il Parlamento e così via, fermiamoci su quello, in pochi giorni lo si può fare. Per il resto, che succede? Ci ha preannunciato a maggio, non mi ricordo, Presidente del Consiglio, se vince il no, io mi dimetto, vado a casa. Poi gli hanno consigliato, noi abbiamo detto subito a fare suo, perché l'ANPI non chiede niente. L'ANPI ha sempre detto, la questione del governo non ci riguarda, non ci interessa. La sorte del governo dipende non da referendum, non da noi, non dalla nostra volontà, ma da quello che fa il Parlamento. È il Parlamento che dà la fiducia, finché avrà la fiducia il Parlamento, rimanga il Parlamento e là si discuterà con i parlamentari. Questa rimane ancora la nostra posizione. Non lo dice più, ma adesso lo dicono in un'altra forma. Il ricatto viene esercitato in un'altra forma. E no, però, come farebbe a restare, dicono alcuni commentatori politici, perché ci ha messo la faccia e quindi sarebbe costretto ad andare da Mattarella. Io per quello che ho capito di Mattarella mi immagino già cosa gli direbbe Mattarella. Mattarella gli direbbe, non ti ha mica sfiduciato il Parlamento, hai perso un referendum, farai come ha fatto il tuo predecessore in materia di riforme costituzionali, cioè Berlusconi. E se vi ricordate, nel 2006 ha perso clamorosamente con il referendum la sua riforma ed è rimasto tranquillamente al governo. Finché non c'è la fiducia che viene meno, ma quello è un problema politico. Un problema che non riguarda il nostro voto. E bisogna avere ben chiaro questo, che davvero non succede niente se non aver evitato uno strappo. E che il dire che da questo dipende che non si farà più niente perché l'Europa si aspetta da noi delle riforme, è un solenne imbroglio, perché quando l'Europa parla di riforme necessarie in Italia, ne parla molto spesso, ne ha parlato anche pochi giorni fa, in bocca del Presidente
BCE, già presidente della Banca d'Italia, che conosciamo molto bene, che ha detto che c'è bisogno in Italia di riforme strutturali. E questi signori economisti, quando parlano di riforme strutturali, parlano di altre cose, parlano di investimenti, di innovazione, di crescita, di misure per il lavoro, per l'ambiente, parlano di queste cose, non delle riforme costituzionali, perché le riforme costituzionali di per sé non aggiustano niente, non aggiustano l'economia di un paese. Ecco, semmai dovremmo dire che cosa accadrebbe se vincesse il sì. Se vincesse il sì, sarebbe davvero qualche cosa di effetti non limitati, perché intanto aumenterebbe a dismisura l'orgoglio di chi ha giocato a sua faccia su questo tema. Avremmo un Senato che non conta più, avremmo una legge elettorale che non modificheranno, e quindi con quegli effetti che abbiamo previsto, e cioè che si crei qualche cosa che è molto diverso da quella che abbiamo attualmente. Mi pare che anche questo sia abbastanza chiaro per rendere evidente che non è vero che in questo referendum si gioca la sorte del paese, l'economia delle famiglie, la stabilità dello Stato, eccetera. No, si gioca ben altro. Si gioca qualche cosa che attiene ai diritti del cittadino, e cioè al suo diritto prima di tutto di essere un cittadino che può esprimersi. Ricordiamoci che l'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità popolare, la sovranità appartiene al popolo, il quale la esercita attraverso le Camere. Allora, se a questo popolo gli si toglie materialmente una fonte di rappresentanza e di contropotere, cioè il Senato, e si fa contemporaneamente una legge elettorale che fa tutte con un pubblico, con una platea di oltre 100 nominati e così via, che dà tutti i poteri a un partito, al cittadino noi togliamo molto in tema di rappresentanza, togliamo molto per quanto riguarda i suoi diritti, ed è la ragione per la quale a chi ci dice ma in definitiva tocchiamo soltanto la seconda parte della Costituzione, non la prima, dobbiamo rispondere che no, si va a toccare proprio la prima, perché il voto all'esercizio e la sovranità popolare sta nell'articolo 1, ed è questa la risposta con cui bisogna andare alle urne, alle quali dobbiamo, dico per concludere, dobbiamo fare in modo che vada il maggior numero di persone possibili, ma vada non per ragioni di cuore, ma per ragioni di tono, cioè che vada il maggior numero di persone possibili, ma motivate e convinte. Il lavoro che ci spetta a tutti è quello, diciamo, soprattutto nel porta a porta. Convincere quelle persone che continuano a dirci ma non si cambia mai niente, adesso vogliono cambiare qualcosa e non si fa. Bisogna dire cambiare è bene, ma cambiare bene. Fare va bene, ma non fare male. Perché sennò è il contrario. Dobbiamo dire, fare in modo, cioè, che i cittadini siano informati, sappiano cosa c'è in questa legge, quali sono i suoi difetti, e capiscano che in gioco il momento più alto dell'espressione dell'essere cittadino, che è quello dell'esercizio della sovranità popolare, il voto. Vadano a votare, ci vadano convinti e votino, secondo il mio parere, no, perché è l'unica cosa che può salvare il nostro paese. Siamo alla fase delle domande. Io vi pregherei di non fare comizio con le reazioni, ma di fare delle domande puntuali, intervenendo su punti, chiedendo chiarimenti, approfondimenti. Dopodiché il Presidente risponderà complessivamente con un intervento a fine del comizio. Chi rompe il ghiaccio? Ismail. Il microfono per lei. Vuole parlare?
buonasera, mi chiamo Andrea Domenici e voglio prima di tutto ringraziare Franco Simuraglia per questa relazione e come scritto all'Ampi voglio esprimere le mie soddisfazioni per la situazione scritta una situazione chiara e ultimamente motivata. Vorrei fare un'osservazione su una modifica che è già stata fatta qualche anno fa e si tratta dell'introduzione dell'obbligo del pareggio di bilancio, non ricordo il pareggio. 81. Grazie. Ecco, avremmo dovuto cominciare a diventarci a loro, perché secondo me questo articolo mette il vintaggio delle banche e a collo della gente. Questa è una mia votazione, forse la mia anche, forse un po' di estremista qualcuno, ma mi sembra importante. Ora, questo discorso del controllo dell'economia finanziaria, in particolare sullo Stato, secondo me si può ricollegare anche al momento in cui è diventata di attualità il problema della riforma, di una riforma diciamo, abbastanza estesa e profonda dell'assetto istituzionale, appunto con questa svilizzazione di giudice presso il Senato, accoppiata a una legge elettorale particolarmente complessa. Cioè, il problema è, secondo me, di diminuire la capacità di rappresentanza del cittadino in un momento in cui i lavoratori in particolare vedono peggiorare continuamente le loro condizioni di fronte a una crisi globale. Secondo me, in termini complessivi, c'è un legame tra questo obiettivo di ridurre la possibilità di rappresentanza del cittadino in modo da dare più potere a chi deve gestire questa situazione. Grazie. Sì, anch'io sono scritto avanti e sono molto contento di questa occasione che abbiamo per discutere di come si è il rapporto che sono avuto. Posso dare il punto? Ovviamente. Dunque, poi posto la questione sul merito. Però noi sappiamo che in anche il mio vorrei che tu spendessi qualche parola per giustificare il motivo per cui un Parlamento che era incostituzionale nel senso della norma della Corte Costituzionale 1-1-2014 si è ritenuto in dovere di intervenire non solo sulle leggi ordinarie ma addirittura sul quadro fondamentale. Mi risulta che toccare in questo modo la Costituzione si configuri all'interno di un reato penale, che è l'articolo 287 del codice, che prevede che chi toglie la sovranità al popolo è passibile da 5 a 15 anni di reclusione. Ma poi ci sono altri articoli del codice penale messi a tutela della Costituzione che prevedono appunto diciamo, l'organizzazione in forma di banda, no? Cioè di una struttura come fu la P2, no? Che aveva lo scopo di sovvertire l'ordinamento costituzionale. Si fece un errore allora quando si presentò la questione della P2 che venne inquadrata nell'attentato allo Stato. No, l'attentato dell'operazione della P2 che corrisponde perfettamente all'operazione che Renzi sta portando avanti era proprio quello di sovvertire la Costituzione. E questo non è stato fatto all'epoca, non è stato inquadrato correttamente secondo me a livello diciamo, della battaglia che andava fatta e di conseguenza abbiamo perso un treno. Io direi di non perderlo ulteriormente e di andare al sodo della questione. Se la sovranità appartiene al popolo, il codice penale prevede che chi gliela vuole togliere deve essere passato diciamo, dalla magistratura a giusta punizione. Sì.
Vabbè, già fatto. Okay. Un po' scritto. Io vorrei dire una cosa. Chiaro, questo è una situazione. Lei l'ha ripetuto pure capo, questa è una cosa. Ho avuto l'onore di ascoltare. Farò dei grandi applausi, perché lei già l'ha detto, ma non fa. Questo senso, Renzi, perché sentito perché Renzi ha sbagliato tutto, non ha cercato una cosa nuova, ha fatto una cosa nuova, questa nuova, e noi intendevamo per la cosa nuova. Ma così fa la domanda. And
parlarne, professore Sgolaria. Anch'io sono iscritta all'ANPI, mi chiamo Beatrice Bartelli, ho fatto l'insegnante, faccio la giornalista, sono attivista e sono, faccio parte della rete per la Costituzione. E abbiamo amici comuni, tra cui Berleschi, Domenico Carlo e gli altri che hanno fondato il Comitato Promotore per il No. Quando si dice che, come ha detto giustamente lei ovviamente, che la parte, i 47 articoli della seconda parte della Costituzione vanno a incidere e a ledere la prima parte della Costituzione, abbiamo nominato la sovranità popolare, articolo 1, ma ci sono altri due articoli fondamentali. L'articolo 3, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, e l'articolo 5, sulle autonomie locali, che dice appunto, due righe, leggo solo le prime due righe, la Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, eccetera. Allora, alla luce di questi articolo 5, andiamo a vedere che cosa dice il nuovo articolo riformato 117, che regolamenta i rapporti tra Stato e Regioni. È un articolo che toglie le competenze concorrenti, quindi di legislazione concorrente, parola che viene cancellata, alle Regioni, poi dà il contentino per consigliere regionale, diventa una cosa di intenzione. Lo Stato accentra tantissime competenze che erano di legislazione concorrente delle Regioni, tra cui la salute, l'ambiente, sicurezza sul lavoro, istruzione, diventano competenze esclusive dello Stato. Quindi non c'è più la parità dei cittadini, perché in una regione avevamo una legge sulla salute e diventa una cosa che è centrata sullo Stato. Ma la domanda è questa: siccome queste articolo 117, con questa suddivisione delle competenze rigidamente accentrate nelle mani dello Stato, riguardano tutte le regioni italiane? No, riguardano tutte le regioni italiane meno 5, le regioni a statuto speciale. Per cui il cittadino di Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige avrà diritto ad essere un cittadino di serie A nei confronti degli altri cittadini delle altre regioni di serie B, a cui va tutta l'articolo 117, va applicato tutto l'articolo 117, perché alle 5 regioni di statuto speciale rimangono le competenze come erano prima, nella Costituzione del 48. Vi domando, questo disegno perverso, da che cosa secondo lei sta determinando? Da un'assicurazione di uno scambio di voti alle elezioni futuribili o ci sono altre motivazioni? 5 regioni sono grandi, ripeto, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Avranno le competenze che avevano prima, c'è il diritto di essere autonomia locale in tutti i sensi, secondo l'articolo 5. Grazie. Scusatemi, una cosa, mentre vengono fatte le domande, chiedo di fare in silenzio intorno perché c'è un brusio terribile e se no ci perdiamo dei pezzi. Grazie. Grazie per le relazioni svolte, ma grazie soprattutto agli studenti che ci hanno offerto questa finestra di dibattito e discussione che insieme all'ANPI di Bruno Possenti e Carlo Smuraglia, insomma, sta facendo una battaglia molto importante per questo paese. Due domande secche. La prima riguarda, sono un dottorando in storia, abbiamo avuto la possibilità proprio una settimana fa nella scuola normale di svolgere un appuntamento di dibattito dedicato al futuro, al destino della democrazia in questo paese, in senso anche sia connesso ai regimi costituzionali, al diritto pubblico, sia all'attualità e al dibattito politico con Mario Doriani e Massimo. La mia domanda rispetto a questo tema è abbastanza semplice. Ci sono più generazioni anche in questa sala e le ultime generazioni in modo particolare hanno vissuto e vivono i 10 anni della crisi. Non possiamo dimenticare che i regimi costituzionali, basti pensare, immaginerà sicuramente, alla Quinta Repubblica di Charles de Gaulle
nascono e muoiono con l'idea spesso dell'uomo solo al comando e della rottura della rappresentanza politica e importante democrazia per semplificare in maniera becera problemi e bisogni sociali che sono evidentemente radicati ancora presenti in questo paese. Di conseguenza, come a suo modo di vedere connette questa, a mio modo di vedere, insomma, una riflessione sulla crisi della democrazia in relazione al tempo di crisi che l'Europa a livello sociale in modo particolare continua a vivere nel corso degli anni? E la seconda domanda è connessa a quello che spesso è un ambito che non ascolto, ecco, approfondito a livello di dibattito, che sono le competenze che connettono ancora il residuale Senato della Repubblica alle politiche europee. La legislazione europea, cioè l'attuazione di direttive europee, se non erro, consiste nel 75%, 80% della legislazione, e resterebbe anche col contesto costituzionale un elemento di bicameralismo cosiddetto paritario, quindi smontando anche quell'elemento di semplificazione posto dal governo. Dopodiché, a suo modo di vedere, per la storia, anche per la riflessione giuridica, politica che ha vissuto nel corso di questi anni, come intende, o come si potrebbe intendere, un rapporto tra gli stati nazionali e il loro ripiegamento spesso in se stessi, in termini, diciamo così, esclusivi? Pensiamo alla Brexit o ai vari referendum che ci sono in giro per l'Europa. Quindi il rapporto tra stati nazionali, speriamo, democratici e Unione Europea, perché tante volte, purtroppo, questa riforma viene spiegata con il bisogno di semplificare e avere l'uomo solo al comando, che poi può andare a Bruxelles a parlare con altri uomini e donne, più volte, sole al comando. Quindi un tema che prova a connettere democrazia ed Europa in questo tempo. Grazie a tutti. Io chiedevo, visto che il Presidente Durale ha accennato alla legge truffa, mi chiedevo quanto chi è adesso contrario a questa legge non avesse dovuto mobilitarsi prima che venisse approvata, perché politicamente adesso siamo deboli, perché non abbiamo potuto fare pressione nei confronti dei nostri rappresentanti alle Camere perché questa legge non avesse questa conclusione, e allo stesso tempo mi chiedo se tutto questo non è, appunto, riferendomi anche a quello che ha detto i giovani prima di me, che appunto è una crisi che stiamo svolgendo, in quanto i partiti non hanno più quel ruolo che la Costituzione gli assegna, e allo stesso tempo la società è disgregata e non ha più punti di riferimento. Parlo abbastanza forte. Allora, anzitutto porto i saluti dell'Ampi di Carrara. Io sono di Carrara, di origine, ho bisogno di anni. Non sono potuto venire come avrebbero voluto con due macchine per le condizioni meteo che sono abbastanza proibitive in questo momento. Io invece volevo fare due domande sull'associazione, più che sulla questione della riforma costituzionale. L'Ampi era tantissimo tempo che non assumeva un ruolo politico così forte. Non ricordo, io da tanti anni che faccio politica, non ricordo mai un protagonismo così vivo da parte dell'associazione rispetto a quella che è il dibattito politico. L'Ampi ha sempre avuto un ruolo, diciamo, all'interno delle forze democratiche molto super partes. Questa volta invece si è schierato in maniera, giustamente a mio avviso, come militante, diciamo, della sinistra, mi ritrovo tantissimo nelle posizioni politiche che l'Ampi ha espresso. Però mi chiedo, faccio due domande anche un po' provocatorie, spero che sia colto il fatto che sono per stimolare il dibattito. La prima è questa: a Renzi, possiamo accusare Renzi di una cosa molto grave, di aver diviso il fronte, diciamo, dei democratici, no? Il fronte costituzionale dei democratici.
Contemporaneamente però Lampi ha vissuto al suo interno anche una non semplice processo decisionale per schierarsi così tanto. Mi chiedo quanto questa cosa potrà provocare all'interno dell'associazione e portare dopo il referendum ancora dei mal di pancia e queste divisioni quanto potranno incidere sulla, sul normale andamento dell'associazione. La seconda domanda che volevo fare invece è sulla scena politica italiana. All'interno del fronte del no non si trovano soltanto i democratici. Questa cosa non è semplice per tanti comuni da affrontare. Tante delle forze, anzi le forze più reazionarie come la Lega Nord, Fratelli d'Italia, ma anche tanti altri gruppetti di neofascisti, ricordiamo la polemica con la Bosca a questo proposito, si sono schierati decisamente con il no. Come riusciamo a differenziarci bene da questi? Come riusciamo noi a trovare la nostra posizione e quindi anche a poter usare questo referendum per poter aggregare quelle che sono le forze democratiche che si sono schierate nettamente in difesa della democrazia dalle forze invece che sono reazionarie e in questo momento stanno inserendo? Perché ci sono anche partiti che sono tipo il Movimento 5 Stelle che sono molto complessi da questo punto di vista e rispetto alla questione costituzionale non hanno mai avuto una posizione diciamo così, molto chiara e definita rispetto alla loro storia. Grazie. Se non c'è più nessuno possiamo iniziare a rispondere alle domande. Vuoi fare una domanda? Vai. Faccio uno strappo anche se devo solo portare in giro il microfono. No, la mia domanda è sugli organi di garanzia, perché con la riforma costituzionale cambia anche la modalità di elezione degli organi di garanzia. Abbiamo visto nella storia recente italiana degli ultimi 20 anni come queste elezioni siano di solito ostaggio delle Camere. Ricordo il momento in cui Berlusconi non rinnovava le quote del governo nel Consiglio Superiore della Magistratura, in uno dei momenti in cui era più bersagliato dalle inchieste, e ricordo l'ultimo anno che si è passato senza riuscire a leggere i giudici costituzionali, che si arrivò quasi a 40 fumate nere perché il Parlamento veniva riempito di schede bianche e non si trova mai d'accordo sul nome. La domanda è, ma con due Camere che cambiano le competenze anche su questo, non si rischia di generare un impasto, comunque un caos totale anche in questo, e non ci sarà comunque uno spostamento pesantissimo anche negli organi di garanzia di peso rispetto a una sola Camera, ricordando i tre giudici che vengono, i giudici non sono più eletti dal Parlamento in seduta comune, ma dalle Camere separatamente, tre dalla Camera e due dal Senato. Cioè la domanda è, non si genererà probabilmente un mostro anche qui? Vabbè, sono moltissime domande che stessimo ancora qualche giorno, ma rispondo sommariamente a alcune cose, anche alcune hanno colmato delle lacune che io ho lasciato solo per ragioni di tempo, per esempio questa relativa all'articolo 5, è fondatissima, però non volevo annoiarmi troppo. Andiamo comunque per ordine, anche se disordinatamente. Stato fatto riferimento al pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio è una delle cose che devono ammonirci, perché è una modifica del costituzione che è passata assolutamente sotto silenzio. Il Parlamento in 4-4-8, i cittadini italiani non sono solo neanche accorti, è un grandissimo insegnamento. Quando si tocca la Costituzione dovremmo saltare tutti in piedi e rizzare quattro orecchie invece di due. Non dovrebbe poter succedere che una riforma quella dell'articolo 81, fatta esclusivamente per un omaggio all'Europa, a una certa Europa, si possa verificare adesso. Anche i promotori sono quasi pentiti, vorrebbero, però l'hanno fatta molto rapidamente e bisogna dire la colpa è anche nostra, nel senso che loro hanno fatto il possibile perché non ce ne accorgessero, ma noi non siamo abbastanza vigilanti. Questo
apre un discorso più, più importante. In un convegno recentemente, qui si parlava d'altro, non in materia di riforme, un politologo ha detto che quello che manca al nostro paese è un concetto di patriottismo costituzionale, che non è sufficiente. Diceva, in Italia si è stati pronti a combattere per la patria, intesa in un modo dai fascisti, ma in un altro modo la resistenza, ma comunque per la patria. Siamo pronti a mobilitarci per tante cose, un po' meno per la Costituzione. Invece dovremmo avere proprio una concezione della Costituzione che è la nostra massima garanzia e dobbiamo stare attenti che non venga mai toccata e stravolta. L'articolo 81 ci dà questo insegnamento, chissà Dio ora come si farà a modificarla e come ce lo terremo, se non uscendo tra le pieghe, perché magari gli stessi sostenitori di quella norma adesso vanno a supplicare all'Europa che ci lasci nei limiti più lenti. Però ci insegna che bisogna stare sempre avvertiti quando si parla di Costituzione, esigere un maggior rispetto della Costituzione. Non è trattata come, non come una legge ordinaria, ma come un documento stabile, duraturo e, scusate, ma io non trovo che la famosa espressione di Calamandrei, se volete cercare la Costituzione, andate a cercare 100.000 morti, sia solo un'espressione retorica, come molti hanno detto. È un'espressione che corrisponde alla verità. Questa Costituzione è costata molto. Ed è frutto di un dibattito veramente straordinario. Straordinario perché ricordiamoci sempre che mentre era in corso l'Assemblea Costituente si ruppe l'unità di governo, furono estromessi i socialisti e i comunisti. E chiunque avesse fatto un ragionamento normale avrebbe detto va all'aria la Costituente, perché ormai è impossibile che siano gli uni contro gli altri al Parlamento e poi si ritrovino il pomeriggio a discutere sulla Costituzione futura. E invece il miracolo è avvenuto, nel senso che là c'è in un libro di Scalfaro c'è una pagina molto simpatica in cui lui racconta che incontra per strada Enrico Boldrini, che due erano alla Costituente, e fanno un ragionamento, perché parlano, commentando i fatti del giorno, per 40 minuti, e parlano soprattutto della Costituente. E poi alla fine Boldrini gli dice, e lui il capo non consente, gli dice, pensa, in Parlamento ci scambiamo, e qui siamo qui da 40 minuti che parliamo con due persone che pensano diversamente, ma cercano di trovare dei punti comuni. Questa è stata la Costituente. E allora dobbiamo ricordarci di questo, anche perché o si ricreano queste condizioni, o la Costituzione non va toccata. Bisogna esigere questo, non va toccata, perché qualcuno ha richiamato la questione del metodo. È vero, non è soltanto la questione che il Parlamento non fosse legittimato, perché è una discussione in atto, se era legittimato giuridicamente o non era legittimato solo politicamente. Comunque la sentenza numero 1 del 2014 della Corte Costituzionale aveva detto per la continuità delle istituzioni questo Parlamento non va a casa, però nei tempi ragionevoli che occorrono per avere un'altra legge elettorale, cioè dava un'indicazione abbastanza precisa, il Parlamento ci stia per l'ordinaria amministrazione, diciamo così, per le cose più necessarie. Invece questo Parlamento si mette a fare le grandi riforme straordinarie, cioè questa è un'anomalia seria, veramente da considerare, e soprattutto considerando anche il modo come poi è avvenuto. Perché ricordatevi che la legge di riforma del Senato è avvenuta a colpi di emendamenti canguro, per dire, che sono quelli con i quali si tagliano fuori 35.000 emendamenti con un colpo solo, oppure di chiusura delle discussioni, oppure di sostituzione di commissari dissidenti nelle commissioni che non la pensano come la maggioranza e vengono sostituiti addirittura in 10 in un'occasione. È una cosa pazzesca. E pensate che questa famosa legge elettorale, qui si sta sfiorando il ridicolo, questa legge elettorale nella quale perfino adesso il Presidente del Consiglio sta dicendo, ah, io
poi la mia è una bella legge, ma se tutti vogliono modificare io sono disponibile a modificarla. Ma lui è quello che ha detto a un certo punto due cose. Una, che questa era una costituzione che ci sarebbe stata, una legge elettorale ci sarebbe stata invidiata da tutto il mondo. Copiata. Addirittura. E la seconda è che per farla passare alla fine ha messo la fiducia, che non era mai successo, perché l'unico caso che si ricorda di fiducia è sulla legge Acerbo, stiamo parlando del 1924. Ma guarda un po'. Quindi il metodo è significativo e conta ed è importante. Non farei, dico francamente, ricorso al codice penale, nel senso che secondo me non sono cose che possono affidare ai magistrati. Qui il problema è un altro, il problema è politico. La crisi più grave del nostro paese, oltre alla crisi economica che ci tormenta, non sappiamo quando finirà, è la crisi politica. Una crisi politica che c'era già nel momento in cui Napolitano ha investito i saggi, perché su uno dei documenti dei saggi, quello sulla politica istituzionale, c'è anche un punto in cui dice che bisogna innovare sull'etica politica. C'è l'etica politica, secondo voi, quando 270 parlamentari cambiano casacca durante una legislatura? Evidentemente no, e questo non ha niente a che fare né con l'etica né con l'articolo 54 della Costituzione, che dice che chi ha carica elettiva deve esercitare con disciplina e onore. Ma che onore c'è a ricevere i voti da un partito, di migrare in un altro, poi in un altro ancora, secondo il proprio interesse? Però questo c'è, così come è venuta meno, ecco, anche questa è una crisi, il senso della responsabilità che ha chi riveste una carica politica elettiva come quella di parlamentare. Guardate che in questo Parlamento è passato di tutto, con l'approvazione di tutto. A me mi spiace molto per l'amico Bersani, però quando gli dicono tu l'hai votata tre volte non gli tolgono il diritto di dire beh la quarta voto no, perché ce l'ha sempre il diritto di ripensare. Ma è vero che l'ha votata tre volte, è vero cioè che anche la minoranza del partito di maggioranza non è che ha fatto queste battaglie, qualche battaglia l'hanno fatta 5 Stelle qualche volta, ma così male, perché non hanno ancora imparato il mestiere. Come partito, mi ricordo quando ho fatto io i miei anni di Parlamento, c'erano i radicali che quando volevano fare lo ostruzionismo erano robe dure. Invece questi fanno, sollevano delle questioni e poi al momento del voto escono tutti dall'aula. Ma è una roba sbagliata, è una roba anche perché se anche si perde, si dà però la sensazione al paese, se richiama l'attenzione, siamo tutti fino all'ultimo, fino alle 4 di notte siamo stati lì, si escono tutti e loro non si è contato nemmeno sulla riforma del Senato. Non hanno mai fatto la conta, c'era la maggioranza, non era quella dei due terzi, quindi si sarebbe fatto il referendum e basta. C'è la crisi della politica, i partiti non ci sono più, nel senso indicato dalla Costituzione, cioè organismi che raggruppano i cittadini per concorrere con loro alla direzione politica del paese, cioè a fare il bene comune, per seguire l'interesse comune. Guardate questo scandalo che adesso tutti parlano di una legge elettorale che noi vorremmo che fosse bocciata dalla Corte Costituzionale, ma questi che dicono tutti bisogna modificarla, ma ognuno la vorrebbe modificare nel senso che gli interessa, cioè nessuno dice nel bene del paese, no, Grillin la vogliono mantenere perché sperano di vincere al ballottaggio. Gli altri che sperano di vincere la prima, altri ancora perché fanno perché teme di scomparire con una legge elettorale simile e così via. Cioè o si riporta la politica a quel livello anche di eticità che corre per tutte le pagine della Costituzione, oppure c'è poco da fare, perché alla fine quando diciamo si possono commettere perfino dei reati, ma se li commette tutto un Parlamento che si fa? È il Parlamento che si è prestato in questi anni a farsi mettere sotto da una volontà che era implacabile, che era quella di avere questa legge elettorale e di avere questa riforma del Senato, al punto che c'è un discorso, io credo, memorabile. Una senatrice a vita,
senatrice Cattaneo, che è una scienziata, che alla conclusione dell'ultima sessione di approvazione della riforma del Senato al Senato, si alza e dice, pronuncia un discorso veramente significativo. Dice, cari colleghi, io sono una scienziata, non capisco di diritto, sono venuta in aula coscienziosamente tutti i giorni sperando di essere illuminata da voi sui contenuti di questa riforma, le ragioni che voi volete fare, così via. Non ho capito niente, perché avete parlato d'altro e per questo io non posso votare. Qui c'è la fotografia di una situazione italiana, una senatrice a vita che è costretta a dire non posso votare perché non mi avete nemmeno fatto capire che diavolo volete, state votando disciplinatamente quello che mi dice il capo o i capi e basta. Questo purtroppo è avvenuto. Ed è questa una cosa contro la quale bisognerebbe combattere perché non possa avvenire. E anche da questo punto di vista, attenzione a chi mandiamo alla Camera e a chi dovremmo mandare al Senato. Perché questo popolo di senatori o parlamentari obbedienti o che sono lì preoccupati se ci sarà qualcuno che rieleggerà la prossima legislatura non va bene. Noi dobbiamo chiedere conto di quello che vanno a fare in Parlamento. Ora pensate che tra l'altro questi senatori che vengono eletti dai consiglieri regionali, c'è una norma precisa che dice anche per loro sono eletti senza vincolo di mandato, cioè non rispondono a nessuno. Li elegge il consiglio regionale, ma il cittadino non può dire che ho eletto io, come avveniva ai tempi dei collegi, poi i collegi tanto eletti due volte come collegi uninominali. Ma poi ogni tanto bisogna tornare nel collegio perché i cittadini ti dicevano, oh, tu hai dato il voto, hai detto questo, cosa stai facendo? In Senato. Non si può più, perché senza vincolo di mandato fa quello che gli pare. E anche questo non va bene ed è una cosa che manca l'etica politica, manca la sensibilità istituzionale. Uno di voi ha detto, ma e i sindaci cosa fanno? I sindaci faranno molto probabilmente il sindaco, ma non si può e non andranno al Senato. Ma nessuno si pone il problema della responsabilità istituzionale che ci si assume. Perché in questo paese, purtroppo, non si ha l'idea di che cosa sia l'istituzione, che cosa sia la Costituzione, quale sia il significato di atti. Io ho protestato dalle colonne, dove posso fare? Dalle colonne della newsletter, contro questa assemblea dei sindaci che fanno del sì che fanno a Roma. Secondo me, non lo dico perché voglio discutere con il PD o altro, lo dico perché internamente, da giurista, lo ritengo un'aberrazione. Cosa vuol dire convocare i sindaci per il sì a Roma in un'assemblea? Il sindaco è il rappresentante di tutti i cittadini, deve essere. Dovrebbe dimenticare il più possibile di avere una tessera in tasca. Se va a Roma schierato per una posizione, quel giorno io mi sono permesso di dire, se il sindaco sa quel giorno va a Roma, io per un giorno sarò senza sindaco, perché non mi sento rappresentato da nessuno. Lui mi ha risposto che sono cose da fare, perché non c'è il senso. Sto aspettando di vedere se fanno questa assemblea per capire, primo, chi paga gli altri. Perché non mi dicano che lo paga il comune, perché il comune non può pagare le spese di un'altra. E secondo, sono molto curioso di sapere, perché immagino che c'è la tentazione di fare questa scenografia brillante, tutti con la fascia tricolore, se ci vanno li denunciamo. Questa giustissimo il richiamo all'articolo 5. L'articolo 5 veramente doveva limitarsi a correggere qualche esagerazione che era stata fatta nel 2001, perché una parte della legislazione concorrente era eccessiva, perché era difficile in alcune materie trovare l'accordo. Per esempio io ho sostenuto in Senato, ho presentato un emendamento, me l'hanno bocciato, che la sicurezza del lavoro era un tema da devolvere allo Stato, perché ci deve essere una regola generale per tutto il paese, se no finisce dove la classe operaria più debole, lì finisce che anche la regione fa una legge debole, per dire un esempio. Ma riportare tutto alla centralità dello Stato,
vuol dire negare lo spirito dell'articolo 5, perché non è stato detto, non c'è stato tempo, ma oltre al fatto di aver riportato la gran parte delle leggi alla competenza dello Stato, c'è la cosiddetta clausola di supremazia che consente al governo di dire: su questa legge, che è di esclusiva competenza regionale, c'è un interesse superiore della nazione che mi impone di prenderla io. Che vuol dire non solo avere tutte le leggi di maggiore importanza, ma anche poter dire: sovrasto, mi sovrappongo alla regione che non può più decidere liberamente perché io ho detto che c'è un interesse superiore che mi impedisce di farlo. Anche questa è una cosa. Non parliamo dello scandalo della regione troppo speciale, anche questa era una grande occasione, semmai, per dire: è finita l'epoca della regione troppo speciale, perché dopo la guerra c'erano tante questioni anche di confini e d'altro, adesso sono diventati problemi storici, più a quel livello. Quindi si doveva riassorbirle, invece si mantiene in pieno e si mantiene fino a quando? Fino a quando ci saranno accordi con le regioni a statuto speciale, vale a dire fino a quando le regioni a statuto speciale accetteranno. Perché se dicono di no, non si farà mai e rimarrà sempre questa differenza ingiustificata fra regioni che in cui in genere, specialmente nel sud, non si può dire che si comportino. Quindi non converrebbe. Quale ragione ci sia è sempre quella ragione centralistica che fa fare quella legge elettorale, riportare tutta la competenza centrale dello Stato alla Camera e poi si fa quello che si vuole senza più controllo. Qualcuno ha parlato anche della crisi di democrazia in Italia e in Europa. C'è una crisi di democrazia per molti versi, da molti punti di vista. Intanto la democrazia è sempre un pericolo quando si alzano i muri, perché tra muro e democrazia c'è proprio un contrasto. Ma poi c'è questa esplosione degli egoismi nazionali che in molti paesi sta prendendo la mano a tutti, facendo leva spesso sulla pancia della gente, perché c'è la crisi economica, allora è facile dire anche mi tolgo il lavoro e così, e da qui poi si va agli estremisti che ci marciano sopra. Questa crisi andrebbe combattuta facendo dell'Europa un'Europa veramente unita e sociale, perché non basta più nemmeno dire unita, ma bisogna dire un'Europa sociale. Se l'Europa è unita, ma è quella della libera concorrenza, del libero mercato, i risultati sono modesti. Bisogna che l'Europa torni al trattato di Nizza, alla socialità di quel trattato, che poi non è passato, ma che però era stato scritto sulla carta, e alla unità di intenti, dove si torna anche a un'unità etica. Voglio dire, è possibile che in Europa ci sia qualcuno che dice diamo dei soldi alla Turchia perché ci può servire per i migranti, eccetera, eccetera, magari li spenderà chissà come. Ma se quella ha la pena di morte, noi dovremmo dire che in Europa non si entra. Perché se no si crea un processo imitativo, per cui poi anche in Europa cominciano a apparire i paesi, non si chiameranno dittature, ma quando si conculcano i diritti delle opposizioni, però ci danno anche un insegnamento, quello delle donne polacche dell'altro giorno, che è un insegnamento importantissimo. Quella cosa mi ha ricordato la resistenza, perché la resistenza, se uno avesse fatto un ragionamento di pura razionalità, avrebbe detto come quattro gatti disarmati, alcuni non conoscono neanche l'uso delle armi, mal vestiti, non appoggiati, insomma, contro l'esercito più forte del mondo, ma è una follia. Era una follia. Ma le follie spesso fanno la storia. Quelle donne della Polonia vanno in piazza contro un governo che ha la maggioranza assoluta, che ha già approvato quella legge per restringere l'aborto in una prima lettura alla Camera, e che speranze ci sono? Scendono in piazza 900.000, fanno parlare di sé tutto il mondo e il governo le ritira, vuol dire che si può, e questo è veramente successo. Si può, e questo
questo risponde anche alla domanda che ci siamo mobilitati tardi. È vero, ma perfino adesso ci stiamo mobilitando tardi. È colpa nostra, per esempio, che non abbiamo raggiunto le firme per il referendum. Colpa nostra. È chiaro che avremmo dovuto fare di più. Le firme si potevano raccogliere se avessimo avuto tutti la convinzione che era una cosa importante. Non le abbiamo raccolte fino in fondo perché molti pensavano sì, ma c'è già la richiesta di referendum fatta da un gruppo di parlamentari e da un gruppo di senatori. Quindi il referendum si fa comunque. Per cui le firme e a ognuno bisognava spiegare il perché adesso lo vogliamo, adesso non abbiamo spazi, quando comincerà adesso la campagna vera e propria gli spazi ce l'ha solo chi ha ottenuto la legittimazione, cioè i parlamentari della maggioranza che hanno fatto, hanno raccolto 600.000 firme e quel gruppo di senatori che ha raggiunto il quinto e quindi avrà diritto a degli spazi. Noi in teoria non avremmo diritto a niente. E avendo già davanti a noi una situazione come quella che vediamo, che non c'è solo una campagna elettorale diretta, c'è quella indiretta. Il Presidente del Consiglio sta facendo il giro d'Italia, ha detto, ma non lo fa come me, vado in giro e parlo delle nostre ragioni per il no. Lui fa anche quello, ma con l'occasione fa anche delle cose che riguardano il governo. Il risultato è che lui va a Torino, per esempio la mattina fa un'assemblea degli industriali come governo, sullo sviluppo la crescita. Due ore dopo ne fa una su sì, la sera in televisione il Presidente del Consiglio è andato, ha parlato agli industriali e poi ha spiegato anche perché bisogna votare sì. Diventa una propaganda che noi non possiamo fare perché a noi in televisione ci dicono molto di rado e malvolentieri, questo dimostra che abbiamo sbagliato anche noi a mobilitarci tardi, è un vizio del popolo italiano, mobilita troppo tardi, dovremmo cogliere i segnali di pericolo molto più presto ed essere più attenti e mobilitarci in ogni momento. Su la domanda sul fronte del no, come facciamo con gli altri, guardate, questo, proprio, questo per me non è assolutamente un problema. Io ho dichiarato, finalmente, ho fatto dichiarare al Comitato Nazionale che l'ANPI fa la sua campagna referendaria con le sue modalità, secondo le sue regole e se occorre un incontro si allea organizzativamente solo con chi ritiene che abbia qualcosa in comune. E questo stiamo seguendo rigorosamente. Può costare anche un po', nel senso che forse mettendoci tutti insieme, ma sarebbe un'alleanza impropria. E di per sé può anche essere naturale in materia costituzionale, perché alla fine all'Assemblea Costituente c'erano tutti. E la Carta Costituzionale è stata votata con l'85% dei voti, quindi hanno votata anche dei liberali, dei monarchici e così via. E io ricordo sempre una cosa che tutti hanno dimenticato, ma che forma primitiva dell'articolo 11 che è stato Antacone, per una pace, era l'Italia rifiuta la guerra e fu un ignoto deputato che disse ma non vi pare troppo poco dire che rifiuta la guerra? Propongo un aggettivo, un sostantivo più forte, ripudia, e tutti lo approvarono. Era uno niente di meno che dell'uomo qualunque, si è estinto poco dopo, ma che vuol dire che ci può essere una convergenza in materia senza fare alleanze, ovviamente, non è che con quello sono diventati di uomo qualunque o altro. Noi facciamo la nostra campagna in questo modo. Se dovremmo chiedere se qualcuno ci cede qualche spazio, lo chiederemo a qualche gruppo parlamentare amico, non certamente agli altri o a un'altra parte, perché ci teniamo alla nostra, chiamiamola così, alla nostra purezza. Quanto riguarda l'ANPI e il suo problema dello schieramento, abbiamo fatto il possibile perché lo schieramento avesse in modo involuto. Io ho sostenuto fin dall'inizio che il tema del questo referendum, queste riforme elettorali era un tema di democrazia,
perché su questo tema noi non avevamo il potere o la facoltà di intervenire, ma il dovere per il sentito dello statuto. Noi abbiamo uno statuto che all'articolo 2 dice tra le altre cose, ricordiamolo a quello che dicono che dovremmo occuparci solo di memoria, dice che siamo impegnati a difendere e a pretendere l'attuazione della Costituzione, e poi c'è una frase importantissima, nello spirito in cui fu votato dal legislatore costituente. Quando noi sentiamo che c'è odore di stravolgimento di quello spirito o di quelle norme, abbiamo il dovere di modificarci. Questa tesi l'ho sostenuta. Però questa tesi l'ho sostenuta in ottobre, in un comitato nazionale in ottobre. Poi ci fu una prima discussione sul tema e la decisione l'abbiamo presa nel comitato successivo. Perché? Perché io ho voluto non votare in quella riunione, ma fare in modo che fosse una discussione e che arrivassimo a votare come abbiamo fatto il 21 gennaio, avendo chiarito le posizioni e avendole ampiamente discusse. E già che una votazione funziona, perché non ci furono altre due o tre astensioni. Poi l'abbiamo verificata in mille modi, perché in tutti i congressi tutti hanno voluto parlare anche di noi, e la maggioranza a favore del no è stata schiacciante. L'abbiamo riverificata al congresso, e al congresso 347 sì e 3 astenuti, nessuno ha votato contro. Dopodiché certo che ci sono alcuni contro. Io quando ho avuto l'incontro con Renzi ho anche detto, ma se vogliamo fare la proporzione tra il numero dei delegati, quello che rappresentano, quel 3% di astenuti, arriveremo forse al numero di 1000. Volete diciamo 1000 dell'ANPI che siano schierati per il sì? Va bene, ve li regalo, ce ne sono altri 123.000 che invece sono per il no. Grazie. E penso per concludere che avremo probabilmente qualche rimbalzo, secondo come va, probabilmente pochissimi se dice no, vince sì, avremo qualcuno che dirà avevo detto, eccetera, normale questo, ma stiamo facendo in modo che tutto questo avvenga senza toccare l'unità, tant'è vero che abbiamo detto che non avremmo punito nessuno, abbiamo raccomandato a tutti di essere liberi anche nell'esprimere il dissenso, ma per favore di non fare atti contrari alla linea ufficiale pubblicamente, perché sarebbe stato mettersi fuori da un'associazione che comunque quando ha deciso, ha deciso, e in democrazia non esistono altri modi che quello di votare per misurare e fare la nostra competenza e sentitore. Spero che tutto questo valga anche a evitare. Io ricevo moltissime lettere a seguito della settimana di newsletter, qualcuno di consenso, molto più di dissenso, ma non perché siano di più, ma perché è più facile che uno non stia a dirmi bene, hai detto bene, no, questo è raro. Ho detto di quelli che dicono non sono d'accordo, eccetera. Io mi sono fatto uno scrupolo, e questo mi costa i sabati e le domeniche, di rispondere a tutti, perché a tutti ho voluto dire io ti rispondo, ti spiego, abbiamo deciso così, hai il diritto di pensare diversamente, ma non con quelle argomentazioni che mi hai detto nella tua lettera, non avrò un grande effetto, ma perlomeno non convincerò probabilmente nessuno, ma perlomeno ho dimostrato attenzione e ho mostrato che rispetto anche la libertà di opinione. Sofia e poi a Piero per la lettura di questo. Noi siamo impegnati in una fase con mezzi ineguali. Noi abbiamo solo le nostre scarpine e quindi dobbiamo lavorare di molto, parlare, e il Presidente diceva casa per casa. Come ANPI siamo impegnati in un ciclo di iniziative veramente faticoso. Guardate, qui c'ho l'elenco di prossimi giorni. Stiamo costruendo insieme alla CGL, c'è qui il
il segretario della Camera del Lavoro Gianfranco Francese, Francese e Allaggi, c'era qui Stefano Pozzi e Arturo là, con i quali ci siamo legati con il protocollo di intesa fine dei mesi della primavera. Quindi da qui all'autunno dovremo, da qui a 4 dicembre, dovremo lavorare molto su questo problema, non eludendo mai il confronto. Quando ci invita, quando ci sono opinioni di dibattere con chi la pensa diversamente, non ci dobbiamo mai tirare indietro. Nell'ultima settimana ne abbiamo avuto due. Credo che non sia andato male tutto sommato, perché poi la forza della regione prevale sulle chiacchiere. Perché è così, ha deciso come voi, per lo cambiare, anche se ci parte con martello, non ci fa niente. Però con chi ha una disponibilità, un po' di apertura mentale, gli abita di sfidargli, gli crei qualche dubbio, poi spostare le sue condizioni. Per cui su questa strada continueremo fino al 4 di dicembre. Io ringrazio tutti, poi darò la parola a Sofia, tutti gli intervenuti. Ringrazio Sinistra perché ci ha consentito di costruire insieme questa iniziativa. Ringraziamo il professor Carlo Giraldo. È impegnatissimo in questa campagna. Per la mattina sarà a Massarosa per la celebrazione dell'anniversario della liberazione dei comuni della Versilia. Grazie mille Presidente per quello che sta facendo. Anche noi ringraziamo chiaramente l'AMPI per averci dato l'opportunità di fare questa iniziativa insieme, sperando che su questo tema, ma su, su molti altri temi, ci saranno altre occasioni per poter collaborare insieme. Ringrazio tutti coloro che sono stati qui. Ringrazio anche Emiliano per lo streaming perché si è ammassato per farmi il lavoro e il mio servizio potrà essere visibile anche nei prossimi giorni tramite internet, YouTube. E un'ultima cosa, noi appunto proprio per riprendere la nostra democrazia stiamo portando avanti una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare sul diritto allo studio universitario. Fuori trovate un banchetto in cui stiamo raccogliendo le firme, manca molto poco tempo e mancano molte firme. Stiamo portando avanti questa iniziativa proprio sotto lo slogan non per pochi ma per tutti, provando a unire e far intersecare quello che è il nostro percorso interno all'Università di Vertenze sul diritto allo studio e quello che è il percorso verso il referendum costituzionale rispetto al no costituente e rispetto a tutte le rivendicazioni e tutte le questioni di cui abbiamo parlato oggi. Quindi chi volesse può fermarsi fuori a firmare la legge. Lasciamo la parola Gianfranco. Allora, pensato poteva essere bello chiudere questo incontro con il professor Turaglia con la una poesia, la lettura di una mia poesia che fa parte di un libro che è uscito da poco tempo, si chiama Per un paese civile, uscito da MDS Editore, e poi queste poesie sono anche portate nelle scuole sotto forma di recital con anche un percussionista che le accompagna e vanno nelle scuole medie e superiori della Toscana, siamo stati anche in Sicilia, poi andremo anche spero in altre parti. La poesia che vi leggo si chiama La ballata dei trasporti e l'ho scritta 3-4 anni fa, per cui forse potrebbe sembrare un po' obsoleta, un po' invecchiata, perché parla di persone, di ministri che facevano parte di un altro governo, sono anche abbastanza individuabili, però penso che purtroppo è cambiato poco, forse anzi è cambiato anche peggio, per cui e credo sia ancora attuale. Perché non prendi l'autobus, ministro dei trasporti, e vai a Palazzo Chigi? Beh, se te lo dico non è per farti torti, solo un suggerimento. Scoprirai i pigiatigi, i ritardi, i disagi, ma vedrai, sarai contento.
E perché non giri in bici, ministro dell'ambiente? Oppure, se non lo dici, non te ne importa niente. Del proprio dell'ozono, dell'acqua, della terra o dell'inquinamento. Dai, dai, prova a girare in bici, vedrai, sarai contento. Perché non prendi il treno, ministro dell'interno, per andare a Rosarno, a visitare l'inferno? Con centri di accoglienza, i bimbi a pane e acqua, a scuola, nella mensa, nel regno della Lega. Ma poi che te ne frega, se vive nel tormento la gente che ha di meno. Davvero prendi il treno, vedrai, sarai contento. E perché non viaggi in metro, ministro del lavoro? La sveglia all'alba e via, sei come loro. A faticare all'Ilva, a Termini Merese, e per un futuro incerto, per 1.000 euro al mese. Un tempo si chiamava sfruttamento. Pensa. Prendi anche tu la metro, vedrai, sarai contento. Vai. Perché non viaggi in tram, ministro della difesa? E non far la faccia offesa, pensa all'Afghanistan. Ai giovani che muoiono in una guerra persa, spacciata per missione di pace occidentale, le armi, le commesse, e diciamolo, è un affare. Dai, dai, prendi il tram, puro esperimento, vedrai, sarai contento. Lasciate le auto blu, ministri, governanti. E andate al ballo a corte con escort e cantanti, mafiosi e portaborse. Guardate la gente che vive, ride, soffre, che sta male, a voi così distante. È il paese reale. E voi non siete niente. Cerzo Battaglia, che superstite della strage di Vinca, ha scritto una poesia breve sulla Costituzione. Ce la legge. Poi diamo un momento la parola un attimo a Gianfranco Francese e a Stefano Pozzi della CGL e dell'ACI. Buonasera a tutti. Cercherò di leggervi più o meno questa poesia come l'avevo scritta, quando qualcun altro voleva cambiarla a suo tempo, era già scritta allora, ancora molto d'attualità. La Costituzione. Quella nobile signora raggiunto alla terza età e ancora in grande forma, porco c'è da ritoccare. Di modifiche si parla, si vorrebbe far lo shampoo, il colore a convenienza, non toccatela, Dio santo. Testa alta con orgoglio a 60 è già arrivata, certa accenta arriverà con una piccola piallata. Nata chiara e cristallina, non le servono coloranti, applicatasi a dovere protegge tutti quanti. Fu l'unione degli eroi che l'Italia ha liberato, col sudore, con il sangue e onore sul nemico ha trionfato. Loro le regole del gioco tutti insieme hanno stabilito, anche se di lì a poco ognuno torna al suo partito. Ciò che non sono capace di fare oggi, ciò che ha detto il nostro presidente Muraglia. Tutti quanti rispettiamo per il bene della nazione quella nobile signora che chiamiamo Costituzione. Chiederei con un breve intervento Gianfranco Francese e Stefania Pozzi. Ma veramente penso ci sia da aggiungere poco alle cose che ha detto il presidente Smuraglia. Penso che quello che io posso dire è il massimo impegno della CGIL in questa battaglia complicata, ma anch'io sono convinto che abbiamo molti più argomenti dell'altro fronte. Dobbiamo solo impegnarci a fondo in questo mese e mezzo che abbiamo davanti. Credo che la scelta che abbiamo fatto insieme
Arci e anche CGL sia stata quella giusta per togliere elementi di pretestuosità. Noi abbiamo fatto un confronto nel merito prima e ora spiegheremo a tutti le ragioni convinte del nostro no. Ovviamente io rappresento un'organizzazione che se l'è conquistata col sangue questa Costituzione, e quindi ognuno di noi è impegnato insieme al Presidente Smuraglia, all'ACI, a portare avanti questa battaglia a partire da tutti i posti di noi. Ringrazio l'invito, ringrazio tutti. Non ho molte cose da dire, anche perché l'iniziativa, come è stata giustamente costruita, era da sinistra, che noi abbiamo messo in campo anche altre iniziative che porteremo avanti. Come ARCI, anche nella nostra associazione ci sono state grosse discussioni, anche nel momento in cui a livello del Consiglio nazionale abbiamo deciso di deliberare in un certo modo. E anche giusto così, rappresentiamo al nostro interno, nelle nostre case del popolo, varie spazi nell'ambito politico. Riteniamo però che anche la nostra storia,